Hi guys, oggi vi parlo della differenza tra shade e shadow. In italiano abbiamo solo una parola per dire ombra, invece in inglese ne utilizziamo due. Iniziamo con shadow, che vuol dire fare ombra. Intendiamo un'area scura alla presenza di un oggetto che blocca i raggi del sole, o ovviamente del sole naturale o della luce artificiale. Shade invece è un'area sempre scura che non è proprio toccata dai raggi del sole o dalla luce artificiale. Shade è un nome uncountable in inglese, quindi non si può dire a shade, one shade, ok? Al contrario di shadow. Per riassumere, shade è la parte di aria che non viene colpita dai raggi del sole o dalla luce artificiale e che viene utilizzata un po' in generale. Shadow, invece, per concludere, è più specifico. Sarebbe l'oggetto che si interpone tra i raggi del sole e il terreno. Quindi potrebbe essere un ombrellone, un albero, un ombrello, una tenda. Quindi se fate un picnic con gli amici potete dire "Come on, let's sit in the shade." Altro utilizzo di shade con la S, quindi in questo caso plurale, è per dire occhiali da sole. Sunglasses è anche un sinonimo, quindi shades. Per le signore, invece, altro utilizzo è eye shadow, ombretto. Sì, ricordate sempre di utilizzare eye davanti a shadow, da solo non vuol dire ombretto, ok? Quindi utilizzate eye perché è quello per gli occhi. Bene, per oggi è tutto e come sempre ricordatevi di lasciare i vostri commenti e sarò felice di rispondervi al più presto. See you soon, bye Grace!